un'esperienza sportiva in una destinazione internazionale dell'arrampicata sportiva e poi la riscoperta di un vitigno autoctono, la Nosiola. Benvenuti in Valle del Sarca. Troviamo in un settore della falesia delle Terre Alte, sopra le Sarche, nell'omonima Valle della Sarca. Sono con Max Faletti, che è il nostro accompagnatore, guida alpina. Questa è una palestra, ma sappiamo che la Valle del Sarca è una destinazione internazionale per eccellenza del free climbing e di tutto ciò che significa l'arrampicata, anche classica, con una caratteristica però, che è aperta 365 giorni l'anno. Eh sì, è un terreno papabile in tutte le stagioni, visto il microclima dato da tutti questi laghi. Insomma, noi ne possiamo contare 8 con quello di Tenno qua, e praticamente tengono la temperatura estiva e lasciano l'inverno e creano questo microclima che fa crescere i leci, che fa crescere le palme, che fa crescere gli ulivi, insomma. Naturalmente sono tante altre le discipline outdoor. Ci sono tante discipline outdoor, le quali, non so, l'arrampicata sportiva, l'alpinismo, la valle conta circa 1.020 itinerari d'arrampicata alpinistica, multitiri, insomma più tiri, multi pitch, e circa migliaia comunque di itinerari d'arrampicata sportiva. Poi ci sono tutti gli itinerari della bike e a livello estivo e anche mezze stagioni il windsurf è una cosa che si può fare sia sul lago di Garda che, per dire, sul lago di Cavedine. Noi stiamo vedendo questa valle che ha visto ai suoi albori l'alpinismo, cioè lo stile classico. Quali sono le vie più significative da questo punto di vista? Ci sono vie qua sul Dain, la canna d'organo di Bruno De Tassis, c'è la Maestri qua dietro, la Beppi Loss qua sul Dain, e in valle ci sono vie anche di Furlani, tante vie di Furlani, che è stato uno dei promotori del povero Stengel che ci ha lasciato poco tempo fa. E, insomma, abbiamo veramente più di 1.020 itinerari che possiamo fare anche l'inverno, chiaramente nelle giornate soleggiate. A partire dagli anni 80 questa lunga stagione oramai dell'arrampicata sportiva, e con una caratteristica ulteriore, cioè sono itinerari che vivono molto del volontariato. Cosa significa questo? Ma in generale quasi tutto, a parte il windsurf, che comunque uno mette sulla scuola, compra il windsurf, tutto il resto, la bike e l'arrampicata, è tutto volontariato. Qui noi siamo in questa falesia, è stata creata da Fabio Leoni, che è un bravo un accademico e alpinista, un grande alpinista trentino, e il quale, insomma, penso che si può quantificare in 15.000 euro una falesia di 90 itinerari con un pezzo di ferrata che abbiamo fatto per arrivare fin qui, insomma. Quindi chiedete anche un riconoscimento, diciamo, di questo, anche perché dietro a queste palestre c'è una destinazione che è la valle, è il territorio, è anche il Trentino. Sì. Eh sì, praticamente la destinazione finale è il turista che viene qua a scalare, oltre la nostra diciamo soddisfazione di aver fatto degli itinerari e poi di averli liberati. Come questa falesia, così come tante altre, sono diventate anche delle piccole comunità alpinistiche sportive. Adesso andiamo a conoscere un grande appassionato nella vostra disciplina. Qui nella falesia di Terre Alte si è formata proprio una comunità di climber, e tra questi una figura, potremmo dire anche storica, è quella di Gianguido Dal Fovo. Gianguido, da tanti anni ti sbizzarrisci su queste pareti. Qual è il tuo stile? Come lo definiresti?
Direi che come stile d'arrampicata prediligo un'arrampicata su muri verticali o leggermente strapiombanti o anche in placca, direi che sono un placchista, ecco, mi chiamano anche. Prediligo un'arrampicata su prese piccole, diciamo. Mi diletto anche sugli strapiombi, ecco, questo sì. C'è un modo per definire questo stile, no? Da queste parti? È definito placchista o uno stile Terlago, ecco, diciamo, perché io sono di Terlago. A Terlago c'è una falesia adatta a questo stile, ecco, che è un muro leggermente strapiombante a tacche piccole. Gian Guido, siamo praticamente coetanei e non più giovanissimi, diciamo così, eppure tu riesci ad andare oltre l'8A, l'8B, addirittura all'8C, che per dirlo così significa più dell'undicesimo grado. Come riesci a raggiungere questi risultati sia dal punto di vista della preparazione fisica ma anche, diciamo così, psicologica, no? Potremmo dire. Ci riesco sicuramente arrampicando almeno 3 volte a settimana, quando ci riesco anche di più, insomma, stando attento all'alimentazione, questo sicuramente. Io non mangio carne, ma per il resto mangio di tutto, insomma, prediligendo legumi e carboidrati sicuramente, poi qualche volta pesce, e comunque arrampicando tanto. Non mi alleno a secco, però arrampico tanto. Arrampicare a secco significa l'allenamento in palestra, diciamo, casalingo, no? La preparazione. Esatto. È quello che molti arrampicatori fanno, arrampicare a casa, ecco, facendo trazioni, facendo sospensioni, oppure avendo una piccola palestra, così, allenandosi così, ecco. Potremmo dire corretto stile di vita, corretta alimentazione, sobrietà, ma anche concentrazione. Questo senz'altro. Concentrazione quando si arrampica, quella è una delle cose principali, ecco. Attraverso la respirazione. Sì, sicuramente anche quello. Ma quello è una cosa che è quasi naturale, poi arrampicando tanto si impara, ecco. Torniamo da Max Faletti qui lungo la falesia delle Terre Alte, anche per ricordare, Max, che voi guide alpine qui lavorate tutto l'anno. Eh sì, abbiamo questa fantastica opportunità. Quando manca la neve possiamo organizzare attività come corsi di multipitch, arrampicata sportiva e arrampicate di via più tiri, visto che ne abbiamo 1020 e vengono da tutta Europa per, diciamo, anche le guide del nord Europa vengono qui per lavorare. Ulteriori informazioni nel sito che trovate in sovraimpressione. Noi ci spostiamo proprio qui vicino, la stiamo vedendo, presso una cantina della zona, per parlarvi di importanti novità e soprattutto della valorizzazione di un vitigno storico della Valle del Sarca, che è la Nosiola. Condifesa Trento Codipra, consorzio difesa produttori agricoli. La risposta nella gestione dei rischi climatici e per la stabilizzazione del ricavo aziendale. www.codipratn.it. Il mondo cambia, l'informazione anche. Entra nella notizia con il Dolomiti.it. Cronaca, inchieste, approfondimenti in tempo reale. Sempre aggiornato e tutto con un semplice clic. www.ildolomiti.it.
certain kind of light that never shone on me. You don't. Nuovo Renault Captur for all your lives. Nuovo Renault Captur, scoprilo nelle versioni benzina, diesel e GPL. E con il motore E-Tech Plug-in Hybrid, scegli tu quando guidare elettrico. Concessionaria Alpin, a Trento in via Stella 9 e a Rovereto in via Betone 23. Ora con le ultime notizie, il traffico in tempo reale, il meteo in regione, social e la nostra musica anni 60, 70, 80, 90. Radio Italia anni 60, sempre più la vostra radio. Radio Italia anni 60. Anche Girovagando in Trentino fa parte del consorzio Euregio Media Group. Per la tua pubblicità. Oggi vi parliamo della rinascita della nosiola, questo vitigno autoctono, questa uva bianca tipica della Valle dei Laghi. Sono con Bruno Lutterotti, presidente della Cantina di Toblino. Perché e come nasce un progetto dedicato alla rinascita della nosiola? Intanto buongiorno a tutti, buongiorno Walter. Questo progetto nasce da una precisa innanzitutto volontà degli stessi produttori di nosiola, che sono soci della Cantina di Toblino, che hanno dato un forte messaggio di volontà di salvaguardare questo vitigno autoctono. Vitigno autoctono che per sua stessa caratteristica ovviamente ha delle produzioni contenute e quindi ha una grande difficoltà a farsi conoscere sul consumatore, perché non gode del traino dei, come hanno i vitigni internazionali, di un'opinione pubblica che lo porta a livello mondiale. È un po' il confronto tra il locale e il globale, per così dire, e quindi la nosiola rappresenta l'identità di questo territorio viticolo e significa anche elevare, aumentare il livello di biodiversità viticola del territorio. Proprio questo, la nosiola è proprio una caratteristica, ha trovato qui un habitat sostanzialmente unico e favorevole alla sua vita. E è un habitat che permette, anche dal suo percorso storico, di arrivare a dei prodotti di eccellenza, quale soprattutto la sua punta, che è il vino santo. Parte da qui la consapevolezza del potenziale di questo vitigno, che non sempre è stato considerato completamente nelle sue caratteristiche, nelle sue potenzialità. Ecco, il progetto ha come obiettivo invece quello di far emergere, di portare fuori tutto quello che con la nosiola possiamo fare. Si tratta di mettere nelle condizioni quest'uva di dare il meglio di sé, e sappiamo che questo è un processo che parte dalla terra, che parte dal patrimonio genetico della vite, che parte anche dalla cura del viticoltore e poi più avanti anche da tutto ciò che avviene in cantina. Certamente, innanzitutto, come hai detto prima, parte anche dalla volontà di mantenere una biodiversità sul territorio, quindi cercare di mantenere quelle tradizioni che hanno dato le caratteristiche del territorio e quindi i vitigni che meglio si adattano. È un progetto questo che non è
relegato a un singolo vigneto come spesso accade, ma qui la sfida è quella proprio di mantenere ed elevare da un punto di vista qualitativo tutto il nostro territorio, tutto, diciamo, il potenziale della Valle dei Laghi su questo vitigno. Questo progetto non riguarda uno o qualche produttore, ma riguarda e coinvolge tutti i produttori associati alla cantina. Potremmo dire tutti i produttori associati alla cantina, ma anche tutti gli attori che concorrono alla qualità, dai vivaisti agli enologi. Allora, diciamo che questo è un progetto di squadra, un vero progetto di squadra, perché è coinvolto il viticoltore, è coinvolto tutto lo staff della cantina, dagli agronomi agli enologi, a chi cura anche il marketing, perché dobbiamo farlo conoscere questo vitigno, cercare di farlo arrivare fuori dai confini di questo territorio. Ovviamente per mantenere la biodiversità e per migliorare sempre di più quello che è le sue caratteristiche, il suo potenziale, anche i vivaisti saranno coinvolti in questo progetto di filiera che parte proprio dalla barbatella e arriva alla bottiglia. Grazie Presidente, noi ora andiamo a vedere le varie declinazioni del progetto di rinascita della Nosiola, che come vedremo ha anche importanti declinazioni ambientali e che riguardano la sostenibilità. Benvenuti qui a Cantina Toblino, oggi vi parlerò di tre delle nostre selezioni, tutte a base Nosiola. Due sono due vini bianchi secchi, ovvero l'Argillera e l'Ora, e uno il classico vino Santo Trentino. Partiamo dal primo, l'Argillera è la massima espressione della Nosiola, un vino che fa un affinamento molto lungo in botte grandi rovere per oltre 6 anni, quindi è un vino del 2012 in questo caso, un vino che però esprime comunque grande freschezza, grande mineralità e un grande terreno dove viene coltivato, un terreno con una forte presenza d'argilla nei dintorni del lago di Toblino. Il secondo vino è l'Ora. L'Ora che richiama un altro elemento fondamentale per la Valle dei Laghi, che è il vento, l'Ora che viene dal lago di Garda. Ha un colore molto più dorato rispetto all'altro, quindi è un affinamento un po' diverso, non viene in rovere come l'altro, ma in acacia. Quindi gli dà una forte aromaticità, dei sentori quasi dolciastri da un certo punto di vista, quindi è un po'... come posso dire, ha dei sentori diversi, quindi anche sugli abbinamenti con la cucina del luogo si abbina a piatti diversi, quindi andiamo sui secondi piatti, invece nel primo caso su antipasti e primi. Una caratteristica particolare dell'Ora e dell'uva Nosiola che viene utilizzata per fare questo vino è che viene leggermente appassita. Infatti subito dopo essere vendemmiata, quest'uva viene messa in appassimento sulle classiche arele che vengono utilizzate anche per il vino santo. Vino santo, la caratteristica principale del vino santo è questo grande colore ambrato, questi sentori veramente molto pronunciati di frutta secca, di miele, questo sentore quasi zuccherino, questo sentore balsamico, un vino veramente complesso che ogni anno prende dei premi diversi. Lo scorso anno è stato nominato il miglior vino dolce d'Italia dal Gambero Rosso, quest'anno ha preso 97 punti di Decanter, quindi è un vino veramente eccezionale, espressione di un territorio come la Valle dei Laghi, espressione dei viticoltori che coltivano ancora oggi la Nosiola sulle pergole, sulle caratteristiche pergole trentine. È un vino veramente unico che si abbina veramente a tanti piatti, dai formaggi arborinati ai formaggi ultrastagionati, ma anche ovviamente ai dolci, alla pasticceria secca. Anche in questo caso il vino santo fa un lunghissimo appassimento sulle arele,
le caratteristiche graticci, caratteristici graticci che vengono utilizzati per l'appassimento dell'uva nosiola per un lungo periodo, per oltre 5 mesi, fino alla settimana santa, dove l'uva viene pressata a una grande concentrazione zuccherina e dà questa grande particolarità al vino finale. Si dice che sia l'appassimento più lungo al mondo, quindi questo deve essere un motivo d'orgoglio sia per noi come Cantina Toblino, ma sia per tutti i produttori della Valle dei Laghi che fanno il vino santo, questo vino unico ed inimitabile. Quindi oggi vi ho fatto conoscere un po' le diverse espressioni della nosiola e di farvi vedere come si presta a grandi vini, vini eccellenti che vengono apprezzati sia a livello nazionale sia a livello internazionale. All'impegno per la salvaguardia del vino autoctono e il potenziamento del biologico fa eco anche l'interesse per una gastronomia che affonda le sue radici nella tradizione, ma che viene proposta alla luce della nuova cucina. Ciao a tutti, ho l'onore di prepararvi una ricetta particolare e una ricetta che ho all'interno del mio menù. È un antipasto a base di carne salata. È una tartare di carne salata con delle susine di Drò, l'uva del raccolto, in questo caso la nosiola, delle chips di polenta soffiate e del trentingrana in formato liquido. E incominciamo con la preparazione della carne salata. Andremo a tagliare la carne salata a fette e incominciamo a fare dei bocconcini. Dopodiché andiamo a tagliare anche a bocconcini la susina di Drò. E la nostra uva nosiola. L'abbiamo denocciolata. Adesso in una bacinella andiamo a condire il nostro composto di carne salata, susina di Drò e la nosiola. Semplicemente condendolo con dell'olio extravergine. Non serve l'aggiunta di sale in quanto la carne salata è già salata. Andiamo a mescolare e passiamo subito all'impiattamento. Passiamo all'impiattamento. Andiamo ad adagiare la nostra insalatina di carne salata con la nosiola e la susina di Drò. Sopra andiamo a metterci delle erbe di campo, del fiore di erba cipollina, del fiore di erba aglina, della cipollina fresca, le nostre chips di polenta. Queste chips di polenta vengono fatte cuocendo la polenta per un'ora, metodo classico. Dopodiché le disidratiamo per 6 ore a 70 gradi e dopo vengono soffiate ad alte temperature in olio di semi. Concludiamo con la nostra spuma al trentingrana aiutandoci con il sifone. Il nostro piatto è pronto. Vi aspetto in Osteria Toblino. A presto! Dopo questo servizio che abbiamo realizzato nel settembre scorso, una comunicazione di servizio, girovagando si ferma per alcune settimane, data la situazione, e questo nel rispetto della prevenzione e della sicurezza del nostro staff e dei nostri tanti interlocutori che ci seguono tutti i giorni sul territorio. Si ferma la televisione, ma non si fermano i social, non si ferma il nostro canale YouTube e il nostro sito girovagandointrentino.it. Ci rivedremo tra qualche tempo quando la situazione sarà migliorata. Grazie per averci seguito, arrivederci.